Ci sono timori fondati per l'assistenza sanitaria convenzionata, quella dei medici di famiglia, perché è possibile che ci sia uno sciopero, una giornata di sciopero il 12 maggio, se entro un paio di settimane non ci sarà un tavolo tecnico convocato dal Ministero per ascoltare le ragioni dei medici di medicina generale. A decidere questa possibile giornata di protesta, la FIMG, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, che è il sindacato principale, più importante dei medici di famiglia in Italia. Ragioni, ecco qui vediamo, Carmine Marano ci fa scorrere questa computer grafica dove ci sono i titoli di oggi, di ieri, del portale della FIMG. Quindi sono ragioni organizzative, ragioni sindacali o economiche. Abbiamo letto un po' i comunicati della FIMG, però la federazione, la vostra federazione, non è ancora esplicita in questo caso. Per parlarne con noi oggi Adolfo Rocco, medico di medicina generale e vice segretario organizzativo della FIMG Salerno. Il 6 marzo scorso Regioni, Ministero, la SISAC, cioè la struttura interregionale sanitari convenzionati e i sindacati firmavano questo accordo che vedete scorrere nella computer grafica, che avviava a conclusione, insomma, sembrava tutto fatto. Vedete le firme, il negoziato tra i medici della medicina convenzionata italiana, lo Stato e le regioni, con le firme di tutti i sindacati e ovviamente della conferenza regionale. Poi cosa è accaduto? Cosa ha interrotto questo dialogo? Cosa ha fatto precipitare, insomma, la situazione? Cosa possiamo dire ai pazienti che ci ascoltano, dottor Rocco? Cosa succederà? Anzitutto buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori di questa importante emittente. Noi non vogliamo creare disagio a nessuno, però ci sono delle ragioni per cui ci crediamo, è il motivo della nostra professione, l'autonomia, e dobbiamo e vogliamo difenderla a tutti i costi. Se volevamo fare i dipendenti e le regioni intendono assoggettarci a questo Stato, sceglievamo la dipendenza pubblica. Personalmente sono uscito fuori dall'ospedale, quindi accettando di fare in autonomia la mia professione, è chiaro che ho fatto una scelta. Ma è una scelta che non è che va incontro solo a questa difesa astratta del medico, ma va incontro alle esigenze dei cittadini. Pensate, hanno studiato delle forme di associazione, l'AFP, l'UCCP, sigle che imparerete col tempo a conoscere, che non sono nient'altro che forme aggregative di una riforma della sanità che pure occorreva riformare, ma che costringeranno noi medici ci obbligheranno a non stare più nei nostri studi, ma stare in questi 3-4 studi. Immaginate Salerno con la sua densità abitativa che vede un UCCP al San Leonardo, un UCCP a Via Vernieri, un altro UCCP dislocato in un'altra parte della città. E i medici aggruppati assieme agli specialisti in un servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché ci alterneremo con la medicina di continuità, per dirla in termini banali, la guardia medica, e quindi dovremo dare quelle risposte che secondo la SISAC servono ai cittadini. Ma la nostra caratteristica è proprio la capillarità del nostro lavoro, il fatto di operare in quartieri, in zone diverse, favorire l'anziano che non può muoversi, favorire chi oggi ha venduto la macchina perché il costo della macchina è alto, favorire laddove non esistono dei trasporti efficienti. Noi medici, in ogni angolo delle nostre città, abbiamo un'attività professionale di studio. Molte volte le attività si svolgono anche in associazione, ma lo Stato questo vuole, trasformare queste forme associative in forme più dilatate, più alte, una sorta di distretti unici che chiaramente impongono al medico un ruolo diverso, quello cioè di essere una persona impersonale, di perdere questo rapporto che è la nostra caratteristica dell'ascolto e diventare sempre più iperburocrati.
Sì, infatti, diciamo che questo problema, questo argomento non è un argomento solo sindacale o politico o di categoria, è un argomento che ci interessa tutti. Forse interessa più noi pazienti, noi cittadini, questa, diciamo, questa, come dire, protesta che era prima silenziosa e poi adesso sta diventando eclatante. Anche perché, quindi, in sostanza, ecco, il medico di famiglia che teme di perdere la sua autonomia, la sua libertà, quella che lo ha sempre caratterizzato, e poi di essere schiavo della tecnologia. Io voglio farvi vedere un paio di titoli di questa rivista Tribuna Ippocratica, che è scritta da un medico giornalista meteorologo che voi conoscete bene, chi ci segue, cioè Corrado Caso, che dice il medico passato e presente. Ecco qua, il rischio che la tecnologia possa danneggiare alla fine la medicina. E poi quest'altro titolo, ve lo faccio vedere fra poco, eccolo qui, oggi c'è un arredamento in più, ecco il tavolino per consentirci di prendere queste riviste, eccolo qui, medici non buromedici, scritto proprio dal nostro amico Adolfo Rocco, la burocrazia, uno strumento di... Vuoi aiutarmi a leggere? Io sto al contrario, dottor Rocco. Strumento di cristallizzazione, lo leggo io, di civilizzazione per gli antichi romani, una realtà svanita dall'arroganza del sottopotere. Quindi praticamente il rischio che i medici diventino dei burocrati, peggio di quelli degli ospedali, che purtroppo i medici degli ospedali che fanno un grande lavoro, però spesso sono, come dire, schiavi dei protocolli e delle cose che pure sono importanti, sono utili. Ecco, quanto deve servire la tecnologia? Qui vediamo un altro articolo del segretario, atto aziendale, ancora una volta ignorata la medicina del territorio, scritta da Franco Benevento, che è il segretario generale della FIMG Salerno, eccolo qui. Quindi i medici da un po' di tempo, i medici di famiglia, i nostri amici del territorio, sono in agitazione, sono inquieti, perché temono di diventare dipendenti, burocrati, insomma, schiavi della tecnologia. Ecco, quanto si può salvare della tradizione, dottor Rocco? Ma bisogna salvare tutto quello che è possibile, perché in primis è il rapporto col paziente, in primis è la raccolta dell'anamnesi, la storia del paziente, che chiaramente viene impressa nel compagno che è il nostro computer, di cui ormai non possiamo fare a meno, e che sì, nell'articolo di Corrado Caso è un poco il fiore all'occhiello per certi versi, però un mezzo che ci trasporta in una mentalità di tipo diversa. Appena entra il paziente, invece di guardare il paziente, guardiamo la sua scheda. Però bisogna dire che Corrado Caso è uno che, per esempio, usa molto WhatsApp, cioè quindi vi siete convertiti alla tecnologia del ma telefono. Ma la tecnologia... Allora, se non ci si converse, se non ci si avvicina, si rimane fuori, certo, dal meccanismo. E questo è importante, è fondamentale. È fondamentale. Difendere un passato che è superato vuol dire essere vecchi. Sì. E la medicina ha bisogno di rinnovarsi, ha bisogno di trovare nuove ragioni. Sì. Il medico burocratico. Faccio solo un esempio. Io ho trovato ieri davanti alle porte di un distretto rivolgersi ai medici per le esenzioni. Sì. Non siamo stati interpellati, ci danno un ruolo di dovere comunicare, e oggi 1 aprile sono scadute molte esenzioni, di dovere aprire il computer, comunicare la posizione al paziente, mandarlo se è il caso al patronato a fare l'ISEE, e quindi se sprovvisto, se non inserito nell'elenco. E così parte della nostra giornata, invece di trascorrere attraverso i mali del paziente, sì, attraverso i bisogni effettivi del paziente, viene rubata, perché sostituiamo una amministrazione che è chiaramente carente, che si appoggia su di noi quasi come se noi fossimo i loro dipendenti. Ma noi abbiamo scelto una strada di libertà, di autonomia, di vicinanza al paziente e ai suoi bisogni. Ecco, non vi piace, ho intuito, neanche questa faccenda dei codici bianchi, quelli, diciamo, le persone che devono ricorrere alle cure dei sanitari per
diciamo, malesseri leggeri, per problemi leggeri. Questo non tanto vi convince, perché vi aggrava, insomma, vi aggrava di oneri. Ma ci aggrava di oneri. Noi invitiamo il paziente per tutte quelle situazioni che dovesse capitargli a usare i nostri il recapito telefonico. Personalmente io telefono allo studio fisso, ho cellulari che rispondono fino a tarda ora, quindi io non capisco perché molti pazienti, avendo casomai una aspettativa probabilmente diversa, probabilmente c'è l'idea di dover non spendere denaro, si rivolgono alle strutture ospedaliere. Certo è una deviazione e siamo d'accordo, ma siamo anche concordi che nei nostri studi, che comunque abbiamo studi di associazione e comunque svolgiamo nelle 8 ore la nostra attività, possiamo dare delle risposte a questo problema che è il codice bianco. Ecco, nelle scritte, nei ticker scorrevoli ogni tanto compaiono, c'è la domanda: ma questo sciopero o altri eventuali scioperi che potrebbero succedere poi nei giorni successivi, che cosa comporterebbero? Cioè, quali sono gli effetti? I servizi essenziali vengono garantiti? Certamente, noi siamo attenti alla salute dei cittadini e certamente laddove c'è una domanda di urgenza o di emergenza saremo presenti. Certamente la routinarietà del nostro studio, il nostro studio rimarrà chiuso, ma aperti i telefoni per venire incontro ad esigenze che dovessero determinarsi. Non abbandoniamo i pazienti, anche se vogliamo con i pazienti costruire un discorso diverso, che non è una dipendenza piatta come certe volte si ha negli ambienti pubblici, ma è un rapporto fresco e soprattutto comprensivo delle esigenze reali del paziente. Ecco, per concludere, il patto generazionale, uno dei punti, come dire, del Ministero, delle Regioni, cioè questo favorire da parte vostra l'ingresso dei medici, dei giovani medici, e quindi il ricambio, il turnover. Ecco, questa è una cosa invece sulla quale voi concordate. Ma noi siamo d'accordo, anche perché chi ha fatto un corso di studi impegnativi come quello di laurearsi in medicina è legittimo che debba avere delle aspettative di introduzione nel mondo della medicina, però e chiaramente noi siamo disponibili, ci apriamo con tutta la nostra disponibilità. Resta un fatto che io penso che con l'andare del tempo questo carico burocratico cui ognuno di noi viene sottoposto sconsiglierà i giovani medici dall'affrontare questa professione, perché è una professione diventata impegnativa non perché non vogliamo essere vicino al paziente, impegnativa perché diventiamo lo specialista, non usa il ricettario e ci scarica sopra tutto quello che ritiene di scaricarci. Non ci sono controlli, non ci sono farmaci dati alle dimissioni. Siamo il terminale di un'assistenza che va rivista, va concretamente ridiscussa e chiaramente invitiamo, come FIMG Salernitana, invitiamo nell'atto aziendale a reintrodurre il Dipartimento delle Cure Primarie, perché i vari direttori sanitari, ognuno si comporta alla sua maniera, essendo stato abolito e Benevento nel suo articolo è molto chiaro, essendo stato abolito questo ruolo importante che è di guida per le varie direzioni. Sì, dunque medicina importante, quella di famiglia, medicina diciamo fondamentale, fondante, tanto è vero che sulla medicina generale c'è oggi una specializzazione che non c'era anni fa. Certo. Perché il medico di famiglia non sia, come dire, un profugo, un medico che sia fuggito da altri settori e che invece scelga deliberatamente di fare la medicina di famiglia. Ma pensi perché per accedere all'elenco dei medici di famiglia disponibili c'è la necessità di fare 3 anni.
tre anni nei quali il medico affronta l'ospedale, frequenta i vari reparti dell'ospedale e anche gli studi dei medici di famiglia, così non si trova spiazzato di fronte alle esigenze di una medicina che è cambiata, ma che chiaramente va rivalutata nel senso di dare più autonomia e più capacità di confronto al medico col proprio paziente. Ecco, speriamo che non ci sia questo giorno di sciopero, che si trovi un punto di equilibrio tra le vostre giuste, giustissime esigenze, l'autonomia, la libertà dello studio, la centralità del vostro studio rispetto ai pazienti e gli obiettivi, anch'essi giusti, della salute, della sanità, quella convenzionata, quella delle regioni e quella dello Stato. Me lo auguro, però le riforme si fanno col denaro, non riforme riforme senza metterci impegno né denaro che serve per trasformare.